Siamo in live oppure no? Vabbè, aspettiamo qualcuno che entri. Io intanto la pubblicizzo se ci riesco. Ciao a chi è entrato. Datemi un feedback, come si vede e come si sente, ragazzi. Per ora siamo... Ah, siamo già tre, dai! Ciao, Viper K7 Suzuki! 8! E là, quanta gente! Buon appetito allora, Pix! Ciao Nicola, ciao Giulio! Troppa luce, oh, e che devo fare? Questa è la luce. Vabbè. Si sente bene? Ciao Falk! Allora, un attimo solo, ragazzi, un bel like per iniziare e... un attimo. Ora spacchettiamo questo nuovo drone dalla Cina. Ciao Marco, Liborio, Gianluca, ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti. No, non vedo niente. Oh, ora è molto meglio. No, ragazzi, li ho comprati ieri questi occhiali con antiluce blu, perché io sto sempre al PC e la sera ho sempre gli occhi stanchi, quindi fantastici. Un attimo solo ragazzi. Ciao Giuseppe, qui caffè, qui mangiamo per le 2:30, quindi è ancora presto. Ciao Xavelux. Sì, anche qui oggi c'è ancora un po' di vento, ma domani finalmente userò questo, ragazzi, per farvi la seconda parte della recensione. Mamma mia, non ci speravo più. Ora datemi un secondo che condivido il link, altrimenti non iniziamo più questa live. Sei a scuola, li guardi da scuola. Ciao scuola di Xavelux. Ciao dalla Cina col furgone, non col furore, col furgone. Che cosa è bellissimo, Liborio. Ah, lì c'è lo scatolo dell'Oculus, una new entry. Ok, qui l'ho messo. Ovviamente si è impallato il PC. No, sembra che si sia ripreso. Ok. Sì, Liborio, no, per quello che costa va veramente molto bene. Ok. Purtroppo, ragazzi, questi giorni sono stato poco presente perché purtroppo mio padre non è stato molto bene, quindi ho dovuto pensare a lui, ovviamente, prima che al canale. Però ora sta meglio, quindi oggi faccio questa live e domani, se il tempo non si guasta improvvisamente, vi porto la seconda parte della recensione del CJ 906, una cosa del genere. Ok, qui ci siamo. Mio padre ha avuto lo stesso problema. Lo so. Quanto gli è durato a lui, Peppe? Non ti sei perso nulla, Mario. Ciao ragazzi, dai, arriviamo a 10 like per iniziare. Hai poi velocizzato il tuo ordine. Vabbè, io velocizzo tutti gli ordini della giornata, quindi penso di sì. Quanto costa che cosa? L'SJ 220 euro. Cos'ha in più per 120 euro dell'X8 più dello Zino? Beh, un drone completamente... è un altro livello di drone, sia di materiali, la VPU, la telecamera. Il gimbal, il radiocomando è molto superiore. Lo regaleranno con le patatine a Natale lo zino di questo passo. Oggi, ieri l'ho messo a 228 euro, il nuovo zino nero. Andate a vedere su Telegram. Ok, qui penso di aver fatto tutto e possiamo iniziare, penso. Se sentite abbaiare è il cane del vicino che abbaia sempre. Ma quando dico sempre, è sempre. Ok. Perfetto. Qui ho finito. Iniziamo, ragazzi. Bene. Cosa avete scritto? Forza con i regali. Ciao Gigi. Il Mavic Air sì, va bene, però è un po' troppo rumoroso il Mavic Air per i miei gusti. Anche abbaia è ciao Rocco Siffredi. Regalino? No. Sì, vive i cani. Il problema sono i padroni. Alcuni padroni. Allora, ragazzi, per chi si fosse perso questi magici occhiali,
No, al momento non lo vendo. Ciao Gianni. Allora, ragazzi, il drone che vedremo oggi si chiama MJX X104G. È appena uscito. Lo sentite? Non saprei, Alessandro, prova su eBay o su Subito. I droni MJX sono buoni droni per iniziare. Non so se conoscete il Buzz 2, che ebbe un grande successo. Questo è un drone che ha cam full HD, GPS, radiocomando, insomma, abbastanza carino e costa all'incirca sui 70 euro. Cosa vuole, Domenico? Fatemelo offendere un attimo. Bene. Sì, anche il Buds 5. Ora lo apriamo. Il pacco è questo. Notare che Banggood invia sempre in questa confezione stile sacco dell'immondizia, della monnezza. Sì, ha fatto un sacco di droni economici entry level. Dai, ragazzi, un bel like. Arriviamo a 20. Ok. Allora, lo apriamo subito. Poi ragazzi vi lascio il link per comprarlo in descrizione video. Se ci sono coupon ve li aggiungo. E spacchettiamo questo pacco. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao Stefania! Ah ragazzi, avete sentito la notizia di quello youtuber che a detta di alcuni siti non pagava le tasse? Come si fa a mettere like? Qui sotto, il pollice in su. Ta-ta-da-da. Pa-pa. Eccolo qui, ragazzi. Allora, prima impressione, cosa ne dite? Vedendo la parte frontale. Ciao, Salvatore. Ciao, Poderak. Grandissimo Poderak. Allora, ripeto, questo è un drone economico, costa sui 70 euro. Vi lascio il link dopo in descrizione. E boh, vediamo com'è. E per iniziare, sì, motori brushed, quindi avrà un'autonomia abbastanza scarsa, penso sui 10 minuti. Però considerate che ha il GPS e la cam full HD, quindi per iniziare, se uno non vuole spendere più di 70-80 euro, può andare bene. Cioè, ragazzi, io quando iniziai 2 anni e mezzo fa, pagai 150 euro un drone brushed senza nulla, senza telecamera, senza GPS, senza barometro. Ora con 70 euro hai già un drone abbastanza dignitoso. Penso che sia fissa la telecamera. Ora vediamo tutto quello che dice. È un drone per imparare, diciamo, un drone per principianti. Ora lo spolpiamo insieme. Ciao Daniele! Grazie. IC 2 AOS, ma come vi vengono certi nick, ragazzi? Ciao Paolo. Grande Alessandro. Dicevo, ragazzi, la questione degli youtuber che non pagano le tasse. Ora, considerate che ci sono tanti siti che pur di fare click se ne escono con titoli molto provocatori. Però penso che uno youtuber con quanti milioni di iscritti ha? 2 milioni? Diciamo che penso sia regolarizzato come tasse. Cioè, anche io nel mio piccolo pago tutti gli introiti che prendo da YouTube, anche se sono poca cosa, diciamo sui 200 euro al mese. E ovviamente perché su internet è tutto tracciato, tutti i soldi sono tracciati, quindi non è furbo non dichiararli. Oh, tanto polistirolo, ragazzi! Oh mio Dio! Ok, mettiamolo qua. Vediamo prima la scatola che dice. Sì, penso vada bene anche da interno. Questi motori brushed non sono molto potenti, quindi non corri pericoli di fare particolari danni. Ciao Mariano, ciao popolo di Mariano. Quanto veloce va? Ora leggiamo. Allora, vi faccio leggere le caratteristiche del drone. Ah, intanto lì ho messo quel drone cinese perché è proprio carino, ragazzi. Allora,
Vediamo. Un attimo, fatemi leggere le caratteristiche, ragazzi. Allora, GPS. Funzionalità di volo come punto di interesse. Follow me. GPS. No, non c'è scritto nient'altro qui. Proviamo a girarlo. Qui abbiamo ritorno a casa automatico, selettore di velocità, 2,4 GHz, cam Full HD e barometro. Ok, diciamo che rimarcano molto il GPS, che per 70 euro di drone è già abbastanza. Bah, Gigi, non lo so, sinceramente io non voglio mettermi in mezzo a queste cose alla fine. Non si sa mai che dici qualche parola fuori posto e ti prendi una. Mi prendo una denuncia, quindi. Peso? Non lo so, lo misureremo col bilancino tra poco. Allora, cosa abbiamo nella confezione, ragazzi? Intanto il manuale. Mi raccomando, ragazzi, un bel like se vi piace questo drone. No, penso sia un GPS classico. È un drone per iniziare a volare, no? Per principianti. Magari state un mesetto con questo e poi passate a un drone di fascia più alta, come l'Absanzino, come il Fimix 8, eccetera, eccetera. Ma sì, infatti, cioè mettete già il GPS, il barometro, una cam, che non sarà il massimo, però. No, 2,4 GHz. Ciao Luigi! Cioè, già queste cose, 70 euro. In Italia un drone del genere lo pagate sui 200 euro almeno. Tipo quelli. Non posso fare nomi di marchi italiani perché sono molto suscettibili. Abbiamo uno schema di comandi. Il QR code per scaricare l'applicazione. Poi la scarichiamo, vediamo come si vede almeno. Il manualetto di istruzioni, abbastanza completo. Anche a colori, attenzione. Ok, togliamo tutto. Vediamo il radiocomando, ragazzi. Allora, io droni MGX penso di non averli mai recensiti sul canale. Credo. Il radiocomando è bello, è carino. Sì, dai, non è brutto. Cioè, è abbastanza ben fatto. Anche qui col display sotto. Selettore, la batteria, bisogna metterla. Vanno 4 batterie stilo. Uguale al Bugs. Sì, in effetti è vero. Mi pare che quello del Bugs fosse leggermente più piccolo, o era uguale a questo. È brushed, Lorenzo. Dipende dalla disponibilità, Giuseppe. La distanza massima in Italia è 200 metri e 70 metri di altezza. Che programma di montaggio video usi? Adobe Premiere. Comunque, ragazzi, vediamo prima il drone e poi tutte le domande. Ciao Walter. Allora, gli stick sono molto molto semplici. Qui abbiamo il selettore di velocità bassa e alta. GPS off oppure on, quindi possiamo disattivarlo volendo, o attivarlo, dipende dal punto di vista. Tasto per scattare foto, ritorno a casa automatico. C'è un tasto con un lucchetto, non so bene a cosa serva. Tasto di decollo automatico e poi altri due tasti qua dietro. Ciao Pascal. Ok. Radiocomando carino, diciamo per questo prezzo è anche abbastanza decente. Blocca i motori. Ah, ok, sì. Penso sia il blocco per i motori. Grazie Liborio. Ora apriamo qui e vediamo il drone che pensavo fosse più grande, invece dovrebbe essere abbastanza piccolino. A vedere la foto sulla confezione sembrava enorme. No, decenti, decenti. Diciamo che ho visto radiocomandi peggiori a costi maggiori. Sì, cioè, ragazzi, a vedere la confezione sembrava un drone enorme, invece penso che sia abbastanza piccolino. Oppure smontato? No, no, è proprio piccolo. Ok.
Un attimo, ragazzi. Droni di questa categoria è da un po' che non mi arrivavano. Ok. La prima cosa interessante, ragazzi, è che abbiamo... Un attimo, ragazzi. Abbiamo una batteria da 1500 mAh. Due batterie da 1500 mAh. Tre batterie da 1500 mAh. Ah sì, cioè, vi arriva già con tre batterie. Ora non so se è una versione unica oppure no, vi lascerò tutti i link più tardi. Vabbè, considerate che è un drone con motori a spazzole, quindi penso che dureranno 10 minuti l'una, una cosa del genere. Quindi siamo sulla mezz'ora. Però già il fatto che ci sono tre batterie già incluse nella confezione è abbastanza... cioè, è un aspetto positivo. Batterie anche abbastanza ben fatte, come vedete, bene richiuse. Non sono batterie classiche buttate lì da connettere i cavetti. Diciamo che c'è una certa cura, nonostante il costo così basso. Qui dentro dovrebbe esserci il caricabatterie, credo, oppure no? No. Questo è il supporto per lo smartphone da collegare poi al radiocomando. È plastica molto semplice, alla fine per 70 euro non potete sperare di avere chissà cosa. Penso che le batterie si ricarichino tramite una micro... non lo so. Lo scopriremo. Vediamo che altro abbiamo. È più carino Action. Eccolo lì. Sì, per iniziare o chi vuole un drone da battaglia è carino. Allora, cacciavite cinese che non può mai mancare. Ok, questo è il caricabatterie. Come vedete, USB e la presa è particolare, è fatta apposta per questo drone. Quindi state attenti a non perdere questo cavetto. Ragazzi, un bel like mi raccomando se vi piace questo drone. Qui dentro abbiamo le quattro eliche, quattro esatte, ok. È molto strano come ci ha abituato MGX. Sì, MGX non si è mai spinta a fare droni troppo complessi, è sempre rimasta in questa categoria di droni economici. Chi è entrato? Ciao Giovanni! Vabbè, comunque, sì, 4 eliche più 4 che sono già presenti sul drone, che pesa poco, ragazzi. Ora vediamo quanto pesa. Secondo me è sui 350 grammi, una cosa del genere. Siamo a maggio? Davvero siamo a maggio? Non l'avrei mai detto. Qui sotto, invece, abbiamo i piedini di atterraggio, che penso siano ad incastro. Il nome del drone lo metterò dopo a fine video. Comunque è questo, MGX X104G. Un attimo solo, ragazzi. Ok, rieccomi. Allora, che avete scritto? Avete qualche domanda su questo drone, ragazzi? Ora lo vediamo da vicino, vediamo com'è. Com'è fatto. Sì, assolutamente. Specialmente nelle catene commerciali italiane. Trovate droni a prezzi assurdi. Ho messo una foto l'altro giorno sul mio gruppo Facebook. Un drone a 500 euro in una catena italiana. Un drone vecchio di 5 anni. Il Tello? Beh sì, il Tello è un ottimo drone perché è piccolino e fa delle belle foto.
Ora vi faccio vedere il drone più nel dettaglio. Giro la telecamera. Eccolo qui, davvero piccolino. I motori sì, sono a spazzole. Qui va la batteria. La telecamera non è inclinabile, quindi è fissa, e qui ci sono i LED di accensione. Volendo potete usarlo anche senza i piedini di atterraggio, cioè non penso ci siano particolari problemi. A Roma? Non ci sono mai stato a Roma. Magari se lo usate senza piedini di atterraggio, mettete qualche spessore in gomma qui. Vediamo quanto pesa. Un Mini H501S. Sì. Ragazzi, un bel like, mi raccomando. Ma la cam si fa male senza. Senza cosa? Che casino. No, non penso. No, non credo. Allora, il Parrot 2, il Bebop, non mi ha mai entusiasmato troppo. Ho letto tante volte di problemi di questi droni che andavano alla deriva da soli, quindi non mi sono mai interessato troppo a quel drone nello specifico. Perché non funziona la bilancia? Ok. Allora, ragazzi, secondo voi quanto pesa con le eliche e senza batteria? Dai. Sparate un numero, io intanto bevo un po' d'acqua. Comunque il Parrot Anafi invece è migliorato molto. Vi consiglio di dare un'occhiata anche al Parrot Anafi se vi interessano. Un like, un debito in meno. Allora ragazzi, senza batteria e senza piedini pesa 139 grammi. E quindi un peso davvero basso. Qual era il limite? 250 grammi per usarli senza restrizioni, mi sembra. Vediamo con la batteria, perché la batteria me la vedo abbastanza pesante, ragazzi. Secondo me con la batteria superiamo i 250. Forse no. Comunque, apprezzo il fatto che la batteria sia ben incapsulata. Voi lo sapete, i droni economici hanno la batteria buttata così, con il cavetto da fuori da metterla dentro. Invece questa è incapsulata bene. Cioè, non è una batteria smart, però è fatta bene. Magari è migliorato molto nel tempo come drone, Mario. Allora, quanto pesa con la batteria secondo voi, ragazzi? E senza piedini di atterraggio? Dai, sparate, sparate un numero. Pesa 100, allora faccio vedere che 0, 180 grammi con la batteria. non male, ragazzi, non male, non male. Pensavo molto peggio. Cosa comporta avere il drone così leggero? Comporta che rientra sotto i 250 grammi, quindi in teoria potremmo utilizzarlo ovunque. Ok, si tratta di un drone giocattolo. Però dovrebbe essere utilizzabile ovunque. Sapete perché pesa poco? Proprio perché ha i motori. Ragazzi, non guardate quel peluche. Pesa così poco proprio perché ha i motori brushed, che l'unico aspetto positivo che hanno è che pesano poco rispetto a motori brushless che sono più massicci, hanno le schede dedicate. Invece questi hanno meno autonomia. Resistono meno al vento, però pesano poco. Esatto. Non starnutiamo verso il drone. Ora mettiamo anche i piedini in atterraggio e vediamo quanto pesa al completo. Vabbè, alla fine considera che ha il GPS, quindi un minimo dovrebbe stabilizzarsi. Ovviamente non dovete volarci con il vento forte. Vabbè, anche il Tello è brushed, è piccolino, pesa 90 grammi, però vola abbastanza bene, dipende, dipende. Sì, puoi volare tranquillamente in casa con questo drone.
Come vanno sti piedini? Allora, sono in castro. E sono proprio brutti comunque. Secondo me è più bello senza piedini. Ok. Mettiamolo anche dall'altra parte. Non mi è ancora arrivata la batteria del ninja. Pensavo fosse lì, invece ancora deve arrivarmi. Manneggio. Ok. Eccolo qui, è carino comunque d'estetica, cioè, vabbè, è economico, però dai, è simpatico. Vediamo quanto costa con... Quanto co... Ah no, quanto pesa con i piedini. Fatemi resettare la bilancia che si è starata. Allora, quanto pesa in totale secondo voi? Io dico 210 grammi. 222, vediamo. Allora. È un problema perché no, c'è un problema nella misurazione. Un attimo, ragazzi. Prendo un'altra bilancia perché questa è troppo piccola. Un attimo. Ma avete già pranzato voi, ragazzi? Torno subito, non guardate quel peluche, mi raccomando. Ragazzi, questa è la bilancia da cucina di mia madre, quindi se è sporca, non lamentatevi troppo. Allora, vediamo. Vediamo, 0. Ragazzi, 188 grammi a pieno carico. Niente male. Niente male, ragazzi, niente male. Cosa ne pensate? Riporto la bilancia a mia madre, altrimenti si arrabbia. Ah, c'è il peluche della Xiaomi e c'è quello family friendly. Allora, fatemi leggere cosa avete scritto. Sta sedia fa un sacco di rumore. Aggiungi farina e mesco. È per pesare la farina. Ciao Anthony. Ok. Boh, sì, dai. È buono perché ovviamente non è un drone Xiaomi. È la mia schiena. Può essere, cose, può essere. Dicevo, è un drone economico per iniziare. Però pesa meno di 200 grammi. Quindi se volete iniziare senza troppa gente che vi dica tu non puoi volare qui, io ti denunzio. Quindi questo è una buona scelta perché pesa cosa pesa 190 grammi? Boh, comunque pesa pochissimo, davvero poco. Pesa più il radiocomando che sto drone. Proviamo ad accenderlo, se si accende. Oh, si accende anche, ragazzi. Fantastico. Cioè, guardate, ha il LED frontale. Fantastico.
Fantastico! Ti piacciono gli occhiali con le calamite, eh? Fa troppa luce questo drone, ragazzi. Oh, devo proteggermi dalla luce di questo drone. Dai, i LED sono carini. Non sono male. 220 grammi, sì. No, vabbè, ovviamente non puoi volare in zone no fly zone, protette, però puoi volare nel resto del mondo. Tipo, non puoi volare sul Vaticano mentre il Papa sta facendo la messa. Ho visto alcuni farlo. Ok, si è spento. Ora, proviamo a collegare l'applicazione e vediamo come si vede. Devo fare uno starnuto, ragazzi. Uno starnuto. Vai, viene. Che cosa, Alessandro? Risoluzione cam qua dice Full HD. Poi non lo so. Fatemi accendere il tabletto. Mo. Vai, viene, vai, viene, ma non riesco a farlo, ragazzi. È una sensazione bruttissima. Dici, Liborio? È così bello questo rumore. Sono pure con l'allergia sti giorni, ragazzi. Mi goccio il naso, gli starnuti. Sono un vecchio rottame. Sembra che ho 90 anni. Un attimo, un attimo. Ok, Anthony, vai tranquillo. Purtroppo questi giorni non ho potuto fare molto, lo sapete, se mi avete seguito lo sapete. Comunque ragazzi, dai, un bel like, arriviamo a 40 like ragazzi. Allora, scarichiamo l'applicazione. Un attimo. Io sono allergico. Io ho notato che ieri, appena ho incontrato Stefania, ho iniziato a starnutire, mi gocciolava il naso. Secondo me sono allergico a Stefania. Ciao Stefania. Non lo so, Andrea, penso per fine anno. Vi piacciono gli occhiali nuovi comunque? Fatemi trovare come si scarica l'applicazione. Staccati! Oh. Sì, ho sudato un po' oggi. Un attimo. Ok. Allora, l'applicazione è questa, MGX GPS, che fantasia. Eccola, ha 3 stelle su 5. Installiamola. Prodotta da Guangdong Meixanxin Innovative Technology Co.Ltd. Ok. Boh, vabbè, io comunque devo ancora mangiare. Tanto qui mangiamo sempre tardi. Mi sgocciola il naso. Perdonate. Vabbè, qui sta installando, ci vuole un po'. Perché non sta scaricando? Hai visto Parzival, eh? Cos'è quella? È l'applicazione per il drone. A Milano avete già digerito. Complimenti, complimenti. No, qua mangiamo tardissimo. Hai scaricato l'applicazione? Perché? Perché me l'ha tolta? Oh mio Dio. MGX GPS. Ce la faremo, ragazzi. Ce la faremo a scaricare questa applicazione. Ah, installata. Ok, l'ha installata. Perfetto. Stai nel pulmino. Ciao pulmino. Madonna. Mi gocciola il naso. Vuole permessi. Permetti, permetti. È un'applicazione.
Questo drone l'avete già visto, ragazzi. Vabbè, questa applicazione serve per questo drone e per questo qua nostro. Ok. Bene. Penso che bisogna. Si è bloccato tutto, ragazzi. Ok, forse non supporta i tablet. Bene, non va più. Si è inceppato tutto. Fantastico. Stupendo, ragazzi. Bene. Vediamo se ci riusciamo. Odio l'F11. Come mai? Il mitico cose cinesi. Non lo so cosa devo mangiare. E io tra poco devo andare a volare con questo. Con questo qui. Allora, proviamo ad accenderlo intanto. Mettiamo tre batterie qua dentro. No, questo è il radiocomando del Beast. Sti numeri tutti uguali. Ciao Riccardo! Mettiamo tre batterie qua dentro. Che casino! Quattro batterie qua dentro, mamma mia. Chi mi dà quattro batterie, ragazzi? Ok, speriamo che siano cariche. Lo so. Lo so. Vi ricordate quando bisognava inserire le batterie qui dentro? Opla! I LED sono fighi però, ragazzi. Guardate, sembra Terminator. Ciao, Sim Dark. Secondo me sono scariche le batterie. Fantastico. Che avete scritto, ragazzi? Sembra supercar. Mo scoppia. Questo rumore è inquietante. Sì, penso che siano scariche le batterie. Oddio. Comunque. Basta, stai zitto! Oh. Sembra un drone abbastanza interessante per iniziare, ragazzi. Allora, premi il tasto lucchetto e poi il radiocomando. Ok. Un attimo. Dove l'ho buttato? Sta qua. No. No, proprio scarico. Fantastico, ragazzi. Se mi prestate quattro batterie. No, no, lampeggia pure lo schermo che sta batteria esaurita. Però questo si accende. Ok. Vediamo se ha una sua wifi. Purtroppo il telefono non posso usarlo perché sto facendo il video. Sì, è scarico, sta per scoppiare tutto. Comunque qui fa caldissimo, ragazzi, fa davvero caldo. Non so da voi, però qui è arrivato un caldo con un'umidità incredibile. Allora, mi sono connesso a un drone, credo sia questo. Lo scopriremo. Vediamo un'applicazione. G, sì. No. L'applicazione sul tablet non va. No, non ci sono nemmeno lì le batterie.
Non ho più batterie stilo in casa. Fatemi prendere un altro telefono, ragazzi. Arrivo subito. Ok, vediamo se su questo va. Speriamo. Ma più che caldo è umido, quell'umido che dà fastidio. Vediamo. Raccontatemi la vostra giornata, ragazzi. Ah, oggi voliamo tranquillamente. Sempre che non inizi a piovere. Allora, si chiamava MJX GPS. Vi faccio vedere cosa c'è qua sopra, il casino che c'è qua sopra. Ecco. Ora avete capito. Bene. Allora, scarica MJX GPS. Che scuola fai, Parsival? No, ho l'allergia. Questa era la stanza di mia sorella. Però quel peluche è mio. Anzi, quello è di Stefania. Ha detto lei, Michele, prendimelo per favore. E vabbè. Bello, Andrea, finalmente si può volare un po'. Un attimo, ho installato l'applicazione. Metto inglese. Fatemi connettere al drone. Drone è D32AD. È questo? Non c'è scritto da nessuna parte. Ma volete anche un video su questo, ragazzi? Su questo dronino? O non lo volete? Ditemi voi. Ok, ci siamo connessi. Perché manca no, Liborio? Allora, ci siamo connessi, ragazzi, al drone. Ottimo. Vi faccio vedere l'interfaccia. Un attimo. Beh, si è disconnesso. Allora, ragazzi, questa è l'interfaccia che non è nemmeno bruttissima. Va un po' in ritardo, guardate. Ok. Allora, abbiamo il GPS, modalità 3D. Boing. In che senso buggata? Abbiamo qui sopra l'altezza e la distanza raggiunta, la batteria che non c'è. Qui abbiamo il segnale, foto, modalità di volo, GPS. No, non riesco a capire se possiamo controllarlo con l'applicazione. Se non è per l'FPV, no, assolutamente. È un classico wifi. Vediamo. Non si può controllare con questo. Impostazioni. Allora, ragazzi, l'altezza massima di questo drone è 80 metri. La distanza massima è 500 metri, che per un drone Brashed, secondo me, è molto buono. Abbiamo anche il log dei voli. Però non possiamo utilizzare lo smartphone per volare.
No. Proviamo a farci una foto. Ciao, Partival! Allora, un'anteprima. E ora? Ok, questa è un'anteprima della foto. Vabbè, ragazzi, considerate che costa 70 euro. I colori sono molto accesi. Cosa ne pensate? Va bene, cercherò di farvi la recensione completa anche di questo drone perché vi interessa, ho visto. Non so. Ah, un'altra cosa importante, ci va anche la micro SD. Quindi potete registrare foto e video sia sull'applicazione sia sulla micro SD. E questa è una buona cosa. È una buona cosa. Ok. E non c'è nient'altro da dire, ragazzi. Eh sì, esatto, Paolo, esatto. Spegniamolo. Comunque è ancora acceso, eh? È un punto positivo. Bene. Togliamo la batteria. Ok, ragazzi, questo è un'anteprima dell'MGX X104G. Grazie, Carmelo. È un drone economico, ripeto, costa attorno ai 70 euro. La versione che ho io ha tre batterie e pesa meno di 200 grammi. Secondo me può essere un drone interessante per iniziare a volare senza troppe restrizioni. Sì, Paolo, farò un video. Magari riesco a farlo già oggi insieme al Beast. Vediamo domani. Domani vi porto il Beast. Questo ve lo porterò la settimana prossima, sicuramente. Però è interessante, ragazzi. È interessante perché pesa poco. Se non c'è troppo vento, lo faccio il video oggi e vediamo come vengono. Ok. Io, amici, direi che vado a mangiare. Nulla. Vi ringrazio per essere stati in questa live, per essermi stati vicino questi giorni. Ragazzi, spero di tornare attivo più possibile che mai. Non so cosa sto dicendo. Nulla. Ciao, ragazzi, a domani. Vi voglio bene. Un bel like, mi raccomando. Ciao. Aspetta, un'altra domanda. Ciao Andrea, un drone pieghevole che possa portare un action cam. Ma perché ti interessa un drone per action cam? Oramai droni per action cam non ne fanno molti più. MGX fa un modello, lo metto più tardi su Telegram, ma non pensare che ci siano chissà quanti droni pieghevoli, mi pare nessuno. Buon appetito, ragazzi, ciao belli!